Io e Pod siamo qui per combattere il cattivo gusto. Basta con quintali di make-up, extension multicolor, auto abbronzanti, vestiti animalieri e fluo. Gireremo tutta YouTube Italia con un unico scopo: ripulire i casi più disperati dagli eccessi e da tutto ciò che è finto. La nostra missione è ridare al mondo la luce della bellezza naturale. Io sono Ecate Splendente e questo è Dire, Fare, Baciare ASMR Italia. Ciao Pod, l'ospite di questa sera è spaventoso. Sarà che questa sera è Halloween, ma ho un brutto presentimento. Come sei drammatica. Non temere, ci penso io a lui. Ok, Pod, mi fido di te. Presentazione del concorrente. Beh, una presentazione. Che dire. Sono nato nel lontanissimo 84. Intendiamoci bene. 1684. In Francia. Si tiene molto con queste due persone.
persone, io ho ripetuto lo stesso errore. Volete sapere quale? È semplicissimo. Mi ho ripromesso di non bere più sangue, si è inteso, sangue di persone. Però gli attacchi di fame capitano a tutti, no? Ciao Vic, mi sembri un tipo molto misterioso. Ah, tu dici? Bene. Sei pronto ad incontrare Pod? Ovviamente. Si preannuncia una serata da brivido. Buona trasformazione. Io sono Pod, la tua personale consulente d'immagine. Tu chi sei? I miei ossequi, Pod. Io sono il vampiro Victor, Victor D'Ambrei, e oggi sono qui per renderle un grandissimo onore, ovvero quello in cui io mi affiderò a lei. Diciamo, pensi di essere
Un vero vampiro? Io sono senz'altro un vero vampiro, non si nota. Sì, certo, ci crediamo tutti. Andarmi contro non ti giovrà nulla di buono, sappilo. Quindi ti vesti così male perché non riesci a guardarti allo specchio perché la tua immagine non viene riflessa? Vediamo cosa ne pensa la gente di te. Avvio della prima fase. Sondaggio di opinione. Abbiamo mostrato la tua foto in giro e abbiamo chiesto: lo vorresti baciare, sposare o evitare? Cosa avranno risposto? Che ospite interessante. La mia nemesi, nonché la mia unica debolezza. Bacerei senz'altro. Non ho scelta. Chiamalo stolto. Io lo eviterei. Non c'è mai da fidarsi dei vampiri. Bene, bene. Io lo eviterei perché lo zio Tibia mi diceva sempre di evitare quelli con i denti lunghi. Sei inquietante. Sono inquietante. Ma va là. Sono un vampiro, Bod, sveglia. Ha il suo fascino anche quello. Il tuo aspetto è terrificante. Ok che oggi è Halloween, ma non va bene per la vita di tutti i giorni. Il 91% degli intervistati ti eviterebbe, mentre il restante ti bacerebbe solo perché proviene dagli inferi. Ecco il verdetto di Pod. Ti sottoporrai al mio programma di ripristino da Conte Dracula a Principe dell'Eleganza. Per prima cosa togli gli occhiali da sole. Cosa? Devo iniziare con gli occhiali? Perché mai con gli occhiali? Mi serve. Ci nascondi qualcosa? Piuttosto, sei davvero pronta a vedere cosa c'è sotto? Sì, sono prontissima, non preoccuparti. Guarda, lo faccio solo per mio diletto. Ti è rimasto un alone rosso intorno agli occhi. È inutile che li appoggi lì, tanto... Devo togliere il tutto. Li ho tolti. Tanto ora dovrei togliere anche il cappello. Dici che devo togliere anche il cappello? A che pro sentiamo? Perché è decisamente fuori moda. Perché non sta bene.
collane. Anche le collane. Tu lo sai, hai la minima idea di cosa queste collane simboleggino e quanto valore abbiano. Le avrei prese su Wish. Sono cimeli, guarda. Questo risale a un'antica stirpe di origine vichinga. Si chiama Vequisir ed è la bussola celtica. Sì, certo. Perché lo dico io? Va bene. Devo trovare il gancio. Eccolo qui. Anche l'altra, avanti. Devo togliere anche l'altra. Questa invece risale a una stirpe di Salem. Non so quanto ti convenga che me la tolga. Sì, certo. Come no? A suo rischio e pericolo, milady. Quella obbrobriosa cosa che hai attaccato lì? La spilla. Questa spilla invece me la donò un vecchissimo zar di Russia. È fatta in diamanti veri, guarda. Non la trovi stupenda? Chincaglieria da mercatino delle pulci. Queste minacce da 4 soldi. Togli anche i bracciali e gli anelli. Come ringrazia. Anche i bracciali e gli anelli. Ne sei proprio sicura, Bod? Mi pare che questi si portino tuttora. O forse non avete più la buona abitudine di far sfoggio. Chincaglieria? Come Bod? Guarda, sono anelli verissimi, in puro oro, giallo e bianco. Guardali più di vicino, dai. Guardali, guardali, perché mai dovrei toglierli? Guardali bene, guarda le mie mani. Guardali. Ehi, ma che stai cercando di fare? Non ti preoccupare, non sto facendo niente. Continuo a guardare le mie mani.
Sei sicuro funzioni su di me? Sveglia, Conte Dracula. Sono un robot. Ma sei comunque una creatura degli umani, no? E ti avviso che l'ultimo che mi ha chiamato, Conte Dracula, non è finito molto bene. Continua a guardare le mani. Continua. Mi sento un po' confusa. Ehi, non distrarmi. Continua a togliere quegli anelli. Basta. Mi arrendo. Sì. Tolgo questi anelli. E quelle zanne, palesemente finte, made AliExpress, togliene. Guarda che non sono finte le mie zanne. Non si tolgono. Vuoi venire a togliermele tu? Dai, vieni. Non ho le braccia. Allora, temo che rimarranno. Scommetto che ora una bella pizza marinara con l'aglio la potresti gustare meglio. Mi stai augurando la morte, Pod. E io che pensavo che il tuo piatto preferito fosse spaghetti, aglio, olio e peperoncino. Guarda che se vuoi invitarmi a cena dovresti come minimo puntare su un bel carpaccio. Che cos'è questo? Una spugnetta per pulirti il viso. Guarda che questo è il mio viso naturale. Va bene, dimostralo. Strofina. Non hai strofinato bene sui punti giusti. Guarda che potrei strofinarmi fino a tirarmi via la pelle, ma tanta situazione non cambia. Il dischetto è pulito. Se mi confermi che dormi in una bara, allora potrei accettare il fatto che tu abbia quei capelli. Ho una bellissima bara in legno di ciliegio laccata di nero, in effetti. Se ti interessa vederla, puoi venire a casa mia. Cambio del look. 3, 2, 1. Ma che diamine? Cosa ne pensi? Questa è stregoneria, Pod. Che cosa hai fatto? Dove sono i miei abiti? Tutti i miei gioielli. Cosa sono questi cosi? E cos'è questo cappello? Così scialbo. No, 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 non ci siamo proprio. Anche se devo ammettere che effettivamente sembra proprio uno di quei inutili esseri umani che di norma escono dagli uffici o qualcosa del genere. Beh, devo riconoscere, Pod, che la tua fama
senz'altro mia. Del resto, come puoi ben notare, ho ritratto le zanne. Avevo detto che non si potevano togliere, ma non che non si potevano accorciare. Ad ogni modo, questa volta, invece di togliere il make-up, abbiamo dovuto metterne per creare un aspetto a quel sapore, per via di quelle troppo evidenti occhiaie. Questo stile più sobrio e professionale ti farà apparire più elegante, con questi toni chiari e con l'aggiunta di una cravatta colorata. Come unico punto un po' stravagante, socialmente accettabile. Visto che insisti sul cappello, questo è più alla moda e meno datato dell'altro. Si sposa perfettamente con questo look. Per i capelli, lasciamo perdere, è stata una lotta. E quindi abbiamo deciso di lasciare questo compromesso e di acconciarli un po', dando questo effetto mosso. Sei stato davvero una persona complicata da trasformare, non tanto per il tuo aspetto, ma per la tua personalità. È stato davvero molto divertente e appassionante trasformarti, ma ora è tempo che tu vada. Beh, Bod, come già detto poco fa, mi ritrovo senz'altro a riconoscere la tua bravura ed anzi vorrei scusarmi per essere stato inizialmente così scortese, anche perché mi trovo a riconoscere che effettivamente questo cambio look, come lo chiamate, questa trasformazione potrebbe tornarmi assai utile. Del resto, fanciulli e fanciulle.